amici di YouTube e di Instagram, buonanotte a tutti. Perché ormai che cazzo deve essere per me nel turno di notte? Sì, ma con chi siamo qua, ragazzi? Ma lo sto toccando, ma è lui? Anche io sto. Ma è lui, ragazzi? Ma è lui? Sono io. Il Danielone qua con me a fare il video, ragazzi. Ma di cosa stiamo parlando? La storia di YouTube. La storia di YouTube. In un solo video. Qua siamo al cinema, stiamo inventando, credo. Insomma, stiamo guardando Gol di Marus. Ma su, cavolo. Oh, andiamo. Ragazzi, oggi per me è una grandissima emozione fare un video con un fratello. Ma ragazzi, ma da quanti anni? 4 anni? 4. Abbiamo avuto il culo che comunque i suoi parenti che abitano vicino a me e ci siamo incontrati. Era da tanto tempo che dovevamo beccarci, però tra un tempo e l'altro, tra una cosa e l'altra, siamo riusciti. Stavolta finalmente ce l'abbiamo fatta. Contro il maltempo. Contro il maltempo. Contro posti Pasqua, posti chiusi, siamo al bowling. C'è una roba allucinante. Posti che chiudono davanti agli occhi. Ma sì, ma infatti. È una roba vergognosa, cazzo. Eppure a Milano è tutto aperto, la movida. Tutto chiuso un cazzo. C'è un cazzo. Soprattutto in provincia. Sì, sì, no, è ovvio, non è solo in provincia, ovviamente. No, ma ragazzi, ma come che ebbrezza proprio farò a entrare in un video di un pirla come me. Madonna. Che stato di ebbrezza. Incredibile. Mamma ragazzi, allucinante. Era da 4 anni che dovevamo questo video. Siamo fatti delle ghignate prima, tra l'altro giocherà Audero domani. Audero, assolutamente sì. E mezza la difesa poi. E poi vediamo domani. Chi gioca mezza la difesa? No, beh, penso giochi. Cervi gioca. Pavarde e Bastoni. Beh, vediamo se sta mai. Potrebbe giocare Bis. Potrebbe giocare anche Iannone e Aurellone Bis, dai. Ragazzi, veramente io sono emozionatissimo perché siamo qua finalmente. Poi a parte che andiamo davanti a un locale, ci chiude davanti agli occhi. Ma davanti agli occhi, cioè gli stiamo sul cazzo. Cioè non c'è un posto a Milano, ragazzi, se volete venire sabato e domenica sera di Pasqua a Milano, non c'è un posto aperto. È giusto, dalla parte è giusto così. Però tutto però, contro di noi. Però figa, tutto contro di noi. Arriviamo lì, ci chiudono in faccia. Io non ho parole. Vabbè, il bullying è aperto, diciamo, grazie. Almeno. Grazie di esistere il bullying. Non diciamo nel paese, la rete non siamo un cazzo, poi ci rintracciano, meglio di no. Comunque ragazzi, 4 anni di conoscenza su YouTube. Iniziando con le live del Marconi. Mamma mia, le live mie. Le telecronache, gol di Arslan 4-4, robe in live. Ma per... poi il clou Cagliari-Parma. Cagliari-Parma, signore. La storia. 4-3. Era l'uomo del 4-3. Alberto Cerri, è l'uomo del 4-3. Quanti ricordi, ma cazzo. Ma... vedete, questi sono, io come dicevo anche non troppo tempo fa, sono dei ricordi che solo noi possiamo vantarci di avere. Cioè nel senso 4-4 del capito, queste robe qua. Cioè la gente stavamo a fare il post. Madonna zio. Stavamo facendo il post con OBS che non andava, le bestemmie su OBS. Merda, un programma di cazzo non va. Cioè ragazzi, gli altri youtuber, quelli che vi fanno i video quando c'è stata la roba di Acerbi, noi abbiamo aspettato tutti. Noi siamo sempre stati dalla parte di Francesco. Ma qualche youtuber di merda, non faccio nomi ma già si capisce, erano già lì a dire: ah, chi sarà il nuovo difensore al posto di Acerbi? Esatto. Già capito a fare i coglioni sul mercato. Poi sentenze di Acerbi: l'Italia ha perso. Ma chi ha perso? Ma tu hai perso? Chi cazzo ha perso? Noi abbiamo vinto e basta. Ma Acerbi non ha fatto niente e poi è vergognoso quello che hanno fatto a Napoli. Vergognoso. Ah sì. Poi ne hanno presi 3. Poi è normale. Colpa di Acerbi, chiaramente. Colpa di Acerbi. Marotta lì. Juan Jesus fa 3 cappelle, colpa di Acerbi che l'ha destabilizzato mentalmente, giustamente. Una roba scandalosa, ragazzi. Boh, vuoi aggiungere qualcosa a questo... un video che entrerà nel patrimonio di YouTube, possiamo dirlo. Cioè due colossi, qui a fare un video, due colossi sono. Due colossi. Vuoi dire qualcosa? Ma... le parole stanno a zero. Siamo basta di un'altra. L'immagine. Siamo di un'altra categoria. Secondo me. E per domani, o per oggi, non so quando è. Se tanto adesso esce, dai. Marco va allo stadio. Domani siamo in curva, ragazzi, per chi volesse venire. Per tutti voi che alcuni mi scrivono che sono allo stadio, quando è che vieni? Grande, io sono in curva, ragazzi, domani
verso le 8:30, siamo al baretto, quindi se volete venire. Purtroppo Dani domani deve lavorare, se no me lo sarei portato allo stadio. C'avevo già il biglietto pronto, raga. C'avevo già il biglietto. Cioè, raga, c'avevo già il biglietto pronto. Grazie, devo andare a lavorare domani. Il lavoro chiama, giustamente, giusto. Ma poi. Se no cazzo veniva con me, ragazzi. Ma no! Oh, a un giorno di fine potevi prendertelo anche te, cazzo. Porca, un giorno all'anno. C'hai ragione. Però aspetta. Appena pensiamo lo scudetto devi venire a Milano, non ci sono cazzi. Inter Cagliari, al derby no, perché il nostro lo diciamo. No. Poi aspetta, volevo dire una cosa, al derby non lo vinciamo. Non interessava, nessuno vince col derby, Calabria cosa dice? Calabria cosa dice? No, è impossibile, non accadrà mai. Adesso che l'ha detto, ho sta sensazione che lo vinciamo al derby. Fa pure Pioli poi. Meritiamo il 14. Pioli, il giorno prima della Fiorentina dice no, ma 14 punti sono giusti di distacco. Dopo la vittoria dice no, ma sono troppi. Sono troppi. Io non ho la parola. Come se Hernandez sapesse giocare. Sì, ma sono chiacchieroni di merda, ma lasciamoli parlare. Comunque posso dire una cosa, te vieni bene, io vengo un ciccione nel video, vengo una merda. Che cazzo è? Allucinante. Ma sono grosso, come sono dal vivo? No. Come sono dal vivo? Come sono? Come sono? Potrei fare butto fuori il bullying? Sì, diciamo di sì. Comunque, se gioca Dumfries, occhio all'assist di Dumfries. Io invece dico, domani ragazzi, una bella pillola. Çalhanoğlu, marcatore senza se, senza ma, rigore o non rigore, segna Çala. Thuram si deve sbloccare, ma anche il Toro. E poi c'è sta chicca. Federico Dima, guarda che ferma qua, la sfida non è anche. E fu così Federico, che segnò un centrale di Pizzi. Può essere che sia un ragazzi, niente. Pochi cazzi. Siamo troppo forti, altra categoria. E chi ci vuole male, si deve essere una bella birra. Noi intanto ci siamo qua. Oh, un bello spirito. Una bella birra alla faccianza vostra, ma la sempre, sempre forza Inter. E i Gobbi? Grandi! E i Gobbi? E i Gobbi? Merda! Vaffanculo, merda! Ciao!